Ma fino a 2 secondi fa ero in bagno, stavo cagando. Ma baby, ma c'è una storia. Ok, non mi faccio domande che è meglio. Vado solo un attimo a finire e arrivo subito. Avevo detto che stavo cagando. Vabbè, adesso come minimo devo riapparire in quella maniera figa. Sto aspettando. Perché mentre cago riesco e adesso no? Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Porca vacca, non ho messo via la carta igienica. Però adesso che ci penso, mi sarà utile. Perché ogni volta che faccio questo video, mi ritrovo ad asciugarmi con la maglietta. Non è il massimo. Ah! Ora ho capito perché mentre stavo defecando come un cavallo, mi sono teletrasportato qui con la carta igienica in mano. Quando sputerò come un lama, potrò asciugarmi. Ebbene sì, ragazzi, penso che ormai abbiate capito di che video si tratta. Una prova a non ridere con acqua in bocca. Ma oggi... in realtà non so spiegarla questa cosa. Nel senso che andremo a fare una prova a non ridere con acqua in bocca, ma andremo a guardare quei filmati che vengono tagliati al momento perfetto. Cioè in inglese si dice perfectly cut screams. Shock. Penso che chi conosce davvero l'inglese sia appena morto. Quindi direi di non perdere altro tempo. Muniamoci di carta igienica, altrimenti la postazione esploderà malissimo. E iniziamo subito. Boh, abbiamo... abbiamo anche la bacinella, possiamo iniziare. L'acqua ce l'ho. No, non ci posso credere. Ma io ho dei problemi. Alla vostra, ragazzi. Speriamo bene. This is my son Jimmy. He's a lot smaller than all the other kiddos, but he's still special in his own way. Come on, Jimmy. Go and play with the other kids. Un attimo, tralasciando il fatto che è già tutto bagnato. Parlavo di questo quando... ah, mi devo pulire perché faccio schifo. Parlavo di questo quando vi dicevo tagli delle urla in un momento perfetto. Come fa a non ridere, dai? Cioè, già è difficile. Ma così riderò ogni clip. E la mia postazione esploderà di sicuro. Che strano, ho già riso, non l'avrei mai detto. Porca vacca, io e le challenge proprio non c'è perso, eh. Andiamo avanti. Allora, non è possibile, però. Che cavolo di suono era? Cos'è, Godzilla? Proprio un urlo liberatorio. Bene, siamo già a 2 risate. La so proprio forte. Ma poi perché qua? Io sarei morto. Altro giro, altra corsa. What? Oh my goodness. He's so tiny. Just me and Alex hanging out. But what is this new filter? Porca troia. Niente, non c'è verso. Neanche il tempo. Io sono troppo veloce sti video. Sto sudando, sono tutto sbrodolato. La postazione fa schifo. Raga, però i video sono troppo veloci. Non fai neanche in tempo a capire che cosa hai appena visto. Ma come fai a non ridere? La risata all'improvviso. Ma perché? Ma what is this new filter? Sono cagato in mano a caso. Di se stesso, tra l'altro. E niente, come sempre, sono imbarazzate. Ma what is this new filter? In red. Hello, madam. I want to give you some free cash. Free cash. Fiver for you. No cash. Bubble.
Boom! Boom! Non faccio in tempo a bere l'acqua che già ha sputo! La tizia ha avuto una reazione un po' strana. All'inizio sembrava tutta calma, alla gente... Ah! Tipo si è rotta. Ho deglutito troppa aria. Boom! Boom! You give me your best metal scream. Ehi, fuck! Dai, ma non posso ridere ogni clip, che schifo che faccio! Questo stava suonando, gli è caduto il lampadario! A caso! Can you give me your best metal scream? Spaventatissimo! Ma questo che verso ha fatto? Gli ultrasuoni! Questo qua è inquietantissimo, ma che faccia? Ehi, fuck! Sono spaventato, gli ha detto, ma che cazzo! What the fuck? I hope there ain't no goat. Is that thing still I'm getting out? Get it? I can keep these pennies to myself. What the hell? I smell pennies! Calling people daddy is gross. Stop kink shaming me. Kink shaming is my kink. Claque Juventude Leonina, em que Bruno Carvalho terá dito mesmo para a frase, e vou parafrasear. Ma non è possibile! Tra l'altro ho finito l'acqua! A frase, e vou parafrasear. Então, façam o que quiserem, terá dito Bruno Carvalho aos elementos da claque. E dias depois, como sabemos, houve o... Home, where laughter is shared and memories begin. May all who enter as guests leave as friends. Allora ragazzi, anche oggi è andata malissimo. Ho perso 28 volte, è una roba che non si può guardare. Qua dentro intanto penso che ci sia E.T. insieme a qualche altro alieno. Fatemi sapere se siete riusciti a resistere, oppure anche voi avete riso come dei colibrì. Mi raccomando di farmelo sapere nei commenti, e soprattutto ditemi se vorreste altri video di questo tipo. Però prima di concludere direi di andare a salutare. Tanto sposto la bacinella che probabilmente sta cosa può esplodere. Lorenzo Nicolo Piccini, Carlotta Cimino, Gianluca Tagliente e Stella Accardo. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi Gianluca Tagliente, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.